un museo pop dedicato all'arte del divertimento. È questa la bellissima casa del nuovo J-Muse, il museo civico di Jesolo, 5 piani e 4.200 metri quadrati di superficie, un cuneo artistico nel cuore di un parco commerciale, inaugurato con una nuova mostra tutta da vivere che ha già fatto il giro del mondo e che è un po' il segno dei tempi. Si chiama infatti Selfie House Experience ed è un'esperienza immersiva su 20 diverse selfie room allestite per far vivere ed immortalare al visitatore un'esperienza da sogno in location create apposta per diventare memorabili ricordi. All'ultimo piano invece la storia delle discoteche di Jesolo si srotola tra scatti di foto storiche e personaggi e location che hanno fatto divertire intere generazioni, oltre che degli artisti che in questi decenni si sono esibiti o sono stati ospitati a Jesolo. Il museo nasce da un progetto dell'architetto Giovanna Mar dello studio Architetti Mar di Venezia, che ha seguito progettazione e lavori. L'entrata è un luogo in cui lo spazio si comprime. Tu entri attraverso un taglio sottilissimo tra due superfici molto importanti e poi entri all'interno del volume. E improvvisamente lo spazio si dilata in questa grande hall a tutta altezza. Gli altri quattro piani ospiteranno il Museo di Storia Naturale Comunale. Un'ala sarà dedicata a Renato Giachetto, figura simbolo dell'intrattenimento jesolano e di grandi battaglie per la crescita del settore delle discoteche, ma anche per la sicurezza del divertimento. La facciata è una facciata compatta. Nasconde dietro questo rivestimento le finestre che chiaramente sono state oscurate dalla lamiera microforata. Abbiamo voluto utilizzare un materiale metallico con delle faratture diverse che disegnano dei triangoli scalini. Rappresenta nella simbologia l'aria, quindi qualcosa di più leggero, qualcosa di più lieve. La lievità è stata un tema che abbiamo voluto utilizzare perché Jesolo, un po' nella sua natura, è una città che apre a momenti di serenità, di gioia, anche di leggerezza. Un museo da vivere anche dall'alto, dalla terrazza panoramica all'ultimo piano regala infatti uno sguardo a 360 gradi su Jesolo che arriva fino a Venezia e che potrà ospitare eventi degni del sentiment del museo dedicato al pop e al divertimento anche nella programmazione prevista. L'idea è quella di fare una passeggiata attraverso le sezioni museali che parte dall'ultimo piano e arriva piano terra percorrendo questo grande vuoto centrale. Si parte dalla terrazza, la terrazza che è un luogo particolarmente significativo perché unisce due realtà territoriali che sono il mare e la laguna, che sono nella natura della città di Jesolo.